Pronti? Sì, Siamo fermi. pronti. Antonino, sei pronto? Io sì. Siamo tutti pronti allora, eh? Ok, si può andare. Ci siamo? Allora, buonasera a tutti. Questo è il secondo appuntamento che ha l'Associazione Amici del Libro di Siderno, Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno, da per affrontare ed approfondire il tema per non dimenticare storia, memoria e filosofia. La volta scorsa è venuto fuori un quadro abbastanza inquietante e io lo riassumo dicendo: chi non ha memoria delle cose accadute sarà destinato a rifare l'esperienza. Ed è quello che rischiamo terribilmente di rifare. Quindi il dovere della memoria, non soltanto una memoria così superficiale, ma una memoria attenta, una memoria colta, una memoria puntuale. Aggiungo, qualcuno dice le parole sono pietre. Sì, è vero, le parole sono pietre. Alcune volte possono essere utilizzate per demolire, però noi dobbiamo imparare ad utilizzarle per costruire, costruire ponti, costruire delle opportunità. E questo allora è l'obiettivo di Alba. Siamo calabresi, sappiamo che la nostra storia è stata nascosta, almeno nascosta alla maggior parte di noi. Riscoprire la nostra storia, le sue origini, il significato delle nostre cose, diventa un fatto importante. Stasera affrontiamo il tema Shoah e parola. E a condurre questa conversazione sarà Antonino De Giorgio, e Antonino De Giorgio poi a sua volta, diciamo, aprirà ed approfondirà con Tonino Nocera. Quindi diamo inizio, ringrazio tutti gli ascoltatori e avviamo questo nostro nuovo percorso nella memoria. Antonino, a te la parola. Sì, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a Tonino Nocera, all'amico Tonino Nocera che stasera è con noi. Shoah e parola. Intanto, perché? È la domanda che ci poniamo spessissimo pensando alla Shoah. Aggiungerei anche come. Come è stato possibile tutto ciò? I due grandi interrogativi che ancora oggi si affollano nella nostra mente quando cerchiamo di spiegarci la banalità del male, per dirla con Hannah Arendt. Domande complesse che coinvolgono vari piani interpretativi, sicuramente, e che possono trovare le risposte in varie chiavi di lettura. Una di queste letture è senza dubbio quella riferita alla degenerazione della lingua operata dai nazisti. Il significato profondo della lingua e della parola lo ritroviamo, se ci pensate bene, nella lettura dei testi sacri di molte religioni. Alcune volte la parola, il verbo, è accomunata alla divinità. Ma anche in molte dottrine esoteriche la parola perduta è segnale di eventi catastrofici. Ed arrivando ai nostri giorni, sappiamo quanta importanza venne data al linguaggio dal filosofo Wittgenstein o dallo psicanalista Lacan. Questa sera, partendo dal libro LT, La lingua del Terzo Reich, taccuino di un filologo, di Viktor Klemperer, dove è la violenza quotidiana della predicazione di morti a parlare, Shoah e parola cercherà di aprire nuove chiavi di lettura a
a quello che è stato uno degli aspetti fondamentali del nazismo, la distruzione della lingua, o meglio, l'occupazione della lingua da parte di Hitler e dei suoi schierati. Ne parleremo con Tonino Nocera, giornalista pubblicista, socio dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, scrittore, autore tra l'altro del libro Rothschild Calabria, capo della Calabria, come gli ebrei chiamavano Reggio di Calabria. E quindi ringrazio ancora Tonino Nocera per la sua presenza e senza dubbio proprio su questa chiave di lettura dove Shoah e parola sono pietre miliari per il nostro discorso, cedo volentieri a lui la parola. Grazie Antonino, buonasera a tutti, grazie all'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno per l'invito. Un doppio grazie perché viene dalla zona ionica, una realtà che io amo incondizionatamente, insomma, assieme a tutta la Calabria. Carissimo Antonino, tu nella tua introduzione hai, come dire, tirato su il sipario su un'infinità di cose, sul ruolo della parola nel mondo esoterico, sul ruolo nelle religioni. Credo che non basterebbero una decina di incontri per sviscerare tutti gli aspetti. Mi limito solo ad aggiungere su questo aspetto per Dio la parola costruisce nell'ebraismo è azione. L'atto è parola, Dio crea il mondo dando loro un nome ed è una del termine parola è uno delle più presenti nella Sacra Scrittura. Ma veniamo all'argomento di questa sera. Ancora dopo 76 anni parliamo di Shoah. Dovremmo chiederci perché. Personalmente perché non voglio che quel passato passi, non deve passare, non possiamo lasciare che passi. E mi viene in mente una frase di Edoardo De Filippo in Napoli Milionaria. Il protagonista è un reduce dai lager, viene chiamato dai familiari per la cena, inizia a raccontare le sue storie e gli dicono: ma non ci pensa più, che va pensando? E lui risponde: non ci penso più, è una parola, e chi può scordare? Ma forse ne parliamo perché non riusciamo a comprenderla. Sia perché è accaduto, sia come sia accaduto. C'è un episodio narrato da Primo Levi, se questo è un uomo, che lui tenta di staccare un pezzo di ghiaccio che pende da una grondaia solo per dissetarsi. Gli viene impedito e viene scaraventato a terra. Anche lui chiede varum, perché? La risposta è non c'è perché. Sostanzialmente doveva soffrire e basta, dovevano soffrire prima di morire. Questa era la vita dei lager, un aspetto, ma come si è giunti, cioè come è stato possibile che milioni di persone siano stati stipati peggio delle bestie, oserei dire, ed è così, no? È così, in dei vagoni piombati, in primo luogo ebrei, senz'altro, ma la ferocia nazista colpì tutti, colpì Rom, colpì testimoni di Geova, omosessuali, liberi muratori, disabili furono le prime vittime del nazismo. E qui potremmo parlare molto, sottolineo solo un aspetto, che sulla conferenza di Wannsee, che si svolse nel 1941 vicino Berlino, dove si pose il problema di come giungere alla soluzione finale del problema ebraico, guardate che parola, che espressione, come dire, quasi neutra, soluzione finale, cioè in cui si decise come sterminare milioni di persone, come ammazzarli, come smaltire i cadaveri e come evitare, come era successo in passato, che procedere attraverso le fucilazioni di massa creasse problemi anche fra gli soldati che dovevano sparare su queste vittime. E un aspetto importante, a mio avviso, non dico fondamentale, ma da osservare e studiare con molta attenzione, è la parola. Questo fu fatto nell'immediato dopoguerra da un filologo tedesco, Victor Klemper, che pubblicò un libro, LTI, La lingua del Terzo Reich,
Tacquini di un filologo, edito da Giuntina, una casa editrice di Firenze che si occupa di ebraismo, e lettista per Lingua Terzi Imperi. Ma prima di addentrarci in questo racconto, pensiamo a noi, pensiamo a questa sera. Domani chi non è stato presente vi chiederà com'è andata, cosa si è detto, com'è stato. E quindi già la parola ha la capacità di relazionarsi, la capacità di raccontare un evento. E ciascuno di voi racconterà com'è andato, tutti racconterete la verità, indubbiamente. Ciascuno aggiungerà, sarà stato colpito da qualcosa, qualcuno da qualcos'altro. Quindi già un evento viene narrato da più voci. Pensiamo per esempio alle traduzioni. Noi non leggiamo un autore in una lingua straniera se non conosciamo quella lingua. Leggiamo la traduzione di quanto poi sia precisa, puntuale, dipende da tante cose. Io per esempio amo Conrad, leggo la traduzione di Conrad, non posso dire che leggo Conrad. E per esempio nei primi anni del Novecento, quando Conrad veniva tradotto e considerato, che tra parentesi è un autore citato da Primo Levi, veniva considerato Conrad uno scrittore d'avventure, che per me non è una cosa negativa, comunque si usava il termine ciurma. Poi si passò a una traduzione più accorta, più attenta, e equipaggio. Ma veniamo a noi, veniamo a questo Victor Klemperer. Victor Klemperer era un ariano, uomo, sposato con un'ebrea, donna. Ci tengo a questa precisazione perché l'amore della donna, a mio parere, ai fatti lo attestano, è più forte del nostro, è più forte l'amore di una donna verso l'uomo che viceversa. Non so perché sia così, forse il potere essere madri, però per esempio è più facile che sia una donna a rompere un rapporto e non un uomo. C'è un bellissimo film, Rosenstrass, di Margaret von Trotta, che è la storia di un gruppo di donne tedesche che protestano in maniera forte perché i loro mariti ebrei sono stati arrestati. Si salveranno. Klemperer era un filologo. Per un periodo, dal 1914 al 1915, fu lettore all'Università di Napoli. Purtroppo i diari di quel periodo non sono ancora stati tradotti in italiano, sono disponibili solo in tedesco. Egli studiò la lingua dei nazisti, le loro espressioni, le parole usate. E il primo aspetto è che il tedesco, per intenderci la lingua di Kant e Goethe, solo per citare due autori, fu piegato ai loro interessi. Il libro di Klemperer è dedicato alla moglie Eva, alla quale scrive tra l'altro: «Tu sai bene, e quanti non sanno dovranno intuirlo, a chi penso, quando chi mi ascolta parlo di eroismo», quindi sottolinea l'eroismo della moglie. Egli si augura che sparisca non solo l'agire nazista, ma anche il pensare e il parlare da nazista. E ritiene che i diari che lui ha tenuto durante gli anni del nazismo siano stati come l'asticella dell'acrobata che gli ha consentito di camminare su questo filo dove la sua vita era in bilico. Il nazismo ha coniato pochissimi termini, però ha usato con ferocia quelli esistenti. È stato come un arsenico che lentamente è penetrato nel corpo, inquinando, corrodendo, uccidendo. Le parole naziste sono monotone, ma feroci, usate in maniera martellante. È interessante notare che i nazisti andarono al potere in maniera del tutto democratica, con delle elezioni, e poi smantellarono quel processo democratico, quegli istituti democratici che avevano consentito loro di andare al potere. Se ne liquidarono via tutto. Klemperer racconta di un colloquio con un suo allievo in cui lui, Klemperer, si preoccupa per il linguaggio d'odio usato. L'allievo lo rassicura dicendo è solo propaganda per vincere le elezioni, è un modo di dire. In realtà non era propaganda, era la premessa di quanto poi sarebbe accaduto. E, per esempio, una parola molto usata da loro era storico. Tutto ciò che accadeva era storico. A me capita di sentirlo oggi per altri eventi di tutt'altra natura, per fortuna.
Però un evento storico credo che dovrebbe essere giudicato negli anni successivi da chi verrà dopo di noi, e comunque deve essere un qualcosa di veramente particolare, unico. Quindi forse va usata ancora oggi con un po' di cautela, insomma. E il Mein Kampf ha già in sé quanto accadrà successivamente. Io mi sto accostando a due testi guidati, commentati. È impegnativo, confesso, perché il linguaggio è scritto male, no? Malissimo, nonostante sia stato riveduto da vari curatori. È comunque un testo ripugnante, insomma, ecco. Va comunque letto, io credo, con cautela, con attenzione, in maniera critica. Non va, a mio modesto parere, non va lanciato nell'agone librario. Cioè non è un testo che può andare in libreria, che può essere donato con un giornale, non può finire in mano ai giovani soprattutto, comunque non può finire da solo. Poi alcune parole diffuse dai nazisti: Untermensch, sottouomo, gli internati nei lager, c'è chi lo usa con nonchalance ancora su Facebook. I deportati erano Stücken, pezzi. Un'altra parola usata era spontaneo. Tutto ciò che accadeva, le manifestazioni di piazza, gli eventi erano spontanei, accadevano perché dovevano accadere, non erano costruite, non erano pensate, era la volontà del popolo. Talvolta alcune parole venivano addirittura aggravate, inasprite. Goebbels parla di fanatismo violento, come se fosse esistesse un fanatismo mite. Io sono un po' fanatico, un po' paranoico, oserei dire, anche col linguaggio. Cerco di rapportarmi agli altri con parsimonia, con attenzione, perché il linguaggio può ferire. E a volte già nelle domande, nella vita quotidiana, il linguaggio, la domanda nasconde in sé la risposta. Un esempio banale, se io non trovo le chiavi della mia macchina e chiedo a mia moglie dove hai messo le chiavi della mia macchina, do per scontato che le abbia prese lei. Se io chiedo non le trovo, allora è il discorso diverso, le ho perse, le ho messe fuori posto, le hai prese tu, insomma. E questo, per aprire un inciso, ce ne possiamo accorgere anche leggendo i giornali, come vengono presentati i fatti di cronaca in maniera diversa, che sono sempre le stesse cose. Cito anche il famoso dispaccio di Ems che scatenò la guerra fra Francia e Prussia, quando un dispaccio leggermente modificato, non fu stravolto, fu tale da suscitare una reazione francese. Ma anche un esempio banale, il più banale fatto di cronaca, questo per cercare di comprendere in primis io l'uso delle parole. Un processo che si conclude con 10 imputati, che si conclude con 5 assoluzioni e 5 condanne. Il giornale che titola processo dal dettaglio, 5 assolti, e un altro giornale che titola 5 condannati. Vi renderete conto che dinanzi a un stesso evento, la lettura dell'uno e la lettura dell'altro fa scattare una riflessione diversa nel lettore, se non andrà a leggere l'articolo. Ma tutto ciò era funzionale al nazismo, quest'uso del linguaggio. Klemperer, per esempio, scriveva: lingua che crea e pensa per te, veleno che ingerisci inconsapevolmente e che farà il suo effetto, non lo ricorderemo mai abbastanza, sempre Klemperer. Per esempio, durante il nazismo, nel Terzo Reich, erano frequenti l'uso delle virgolette, che Klemperer definiva ironiche. Per esempio, la parola umanità era scritta su virgolette, come se fosse un qualcosa, come dire, insignificante, ridicola, insomma, ma che vai cianciando di umanità? Quale umanità? Chi aveva un nome ebraico doveva aggiungere Israel o Sara. L'aggettivo ebreo era usato con violenza, come un martello. Klemperer era l'ebreo Klemperer. Fiorello La Guardia, sindaco di New York, era l'ebreo, il mezzo ebreo La Guardia. I nazisti poi avevano una capacità organizzativa notevole, lo scrive sia Klemperer sia Primo Levi. Quest'ultimo ricorda:
come tanti nazisti fossero disorganizzati, tanti russi erano disorganizzati. Un altro aspetto del nazismo fu il culto del capo, la fedeltà totale, cieca e assoluta al Führer, che non sbagliava mai. Se qualcosa andava storto, gli ordini del Führer erano stati disattesi o c'erano dei traditori. Fondamentale era durante il nazismo credere, non capire. Il contrario di quanto accade nel Settimo Sigillo, dove uno dei protagonisti dice: non voglio credere, voglio capire. Talvolta era anche posto una domanda: cosa verrà dopo il Terzo Reich? La risposta era nulla, perché il Terzo Reich era eterno. I primi due erano stati imperfetti, il terzo no. I caduti in guerra erano solari. E badate bene, i caduti del nazismo in guerra non cadevano per la patria, cadevano per il Führer, nei cui confronti, anche mentre morivano, avevano incrollabile fede. Durante il nazismo, gli ebrei, prima che fossero deportati, non potevano possedere libri normali, potevano essere solo libri ebraici. Gli altri si diceva che erano messi al sicuro, non erano né sequestrati né confiscati, molto delicato questo mettere al sicuro, come se, in realtà questo era il pensiero, il possesso da parte di ebrei, di libri non ebrei, avrebbero potuto contaminare questi libri, o sporcarli, o peggio ancora copiarli. Gli ordini erano eseguiti ciecamente, non prontamente. Eseguire un ordine prontamente vuol dire che obbedisci subito a ciò che ti viene detto. Ciecamente hai una fiducia cieca in chi ti dà l'ordine, lo esegui prontamente, ma in maniera cieca, non ti poni nemmeno il problema che possa essere errato. Più della parola ebreo era l'aggettivo ebraico che veniva usato, però, perché l'aggettivo ebraico serviva a, come dire, a definire chi ebreo non era, ma che in virtù del proprio comportamento, quasi sempre di opposizione al nazismo, aveva un atteggiamento ebraico. E l'offesa peggiore per un ariano, per un tedesco, era servo degli ebrei. Ancora peggio andava alle donne sposate con un ebreo. Erano puttane degli ebrei. Ma un altro aspetto fondamentale fu il continuo martellamento di semplicistiche teorie. Poche nozioni chiare, pochi input semplici, incisivi, efficaci, ripetuti con costante monotonia. Klemperer ironizza perché, per esempio, gli atti eroici in guerra erano sempre unici. Però durante un articolo sulla campagna contro la Polonia si vedono una decina di alti ufficiali protagonisti di atti eroici unici, quindi questi atti eroici unici poi diventano una dozzina di atti eroici unici, tanto unici non erano, insomma, erano un gruppo. Tutto era irresistibile, irrefrenabile, tutto era voluto dalla storia quasi. E il Mein Kampf? Il Mein Kampf è già scritto quasi tutto. Questo testo fu dettato da Hitler dopo il Putsch di Monaco. Hitler fu arrestato e condannato a 4 anni di carcere a Landsberg. Qui dettò le proprie memorie e la propria concezione del mondo a Rudolf Hess, suo segretario. Rudolf Hess è quello che poi sarà protagonista del suo viaggio nel Regno Unito e finirà condannato all'ergastolo, morirà poi a Spandau, un carcere berlinese, se non sbaglio nell'89. Il titolo già di questo libro era tutto un programma: 4 anni e mezzo di lotta contro le menzogne, la stupidità e la codardia. L'editore di Hitler capì che era un titolo che dal punto di vista editoriale commerciale non sarebbe andato da nessuna parte e spostò il titolo, cambiò il titolo in Mein Kampf. Hitler dichiarò che aveva scritto tutto ciò che sgorgava dall'anima, e in effetti è così: lo stile ridondante, ampolloso, le arzigogolazioni. Tra l'altro, questo libro, proprio per queste caratteristiche negative e per le cose
per le cose folli che diceva, che scriveva, che propagandava, che auspicava, non venne preso in considerazione, né in considerazione, né tantomeno si riteneva possibile che l'autore di un tale libraccio avrebbe preso il potere in Germania. In realtà andò diversamente. Il Mein Kampf fu donato poi successivamente e veniva donato alle coppie che si sposavano durante il nazismo. E Hitler incassò milioni di diritti d'autore, tanto che rinunciò alla sua retribuzione come cancelliere. Probabilmente però non tutti coloro che lo compravano o lo ricevevano in dono lo leggevano. Però ribadisco, va letto con attenzione, va letto con cautela, però va letto perché ci apre un momento, ci apre veramente uno sguarcio illuminante, diciamo illuminante un po', come dire, forse eccessivo, però ci fa comprendere le dinamiche interne al nazismo, le dinamiche che precedettero il nazismo, cioè come si creò una sorta di piano inclinato che lentamente condusse lì, non poteva non condurre lì. Una delle caratteristiche peculiari, la caratteristica principale del Mein Kampf era l'antisemitismo. Trabocca da ogni parola, da ogni concetto. Tutto ciò che di negativo nel mondo era causato dagli ebrei. Il bolscevismo era una creatura ebraica. La libera moratoria era un qualcosa creato dagli ebrei per contaminare il mondo. L'America era dominata dagli ebrei. L'Inghilterra a sua volta resisteva per colpa degli ebrei. Tutto il pensiero hitleriano ruota attorno a questo perno, a questo suo antisemitismo. E qui voglio fare un inciso per tornare sulle parole. Talvolta ci viene detto nell'invocare clemenza per qualcuno, insomma, che magari è in galera, ecco, senza entrare nel dettaglio, si dice, ma costui non si è mai macchiato di reati di sangue. Questo è un discorso di carattere generale. Sì, è vero. Se però i suoi scritti, le sue parole hanno portato altri a commettere dei delitti, non possiamo e dobbiamo ritenerlo corresponsabile. Questa è una riflessione che faccio. Così come il Mein Kampf ha avvelenato le menti di migliaia e migliaia di uomini e soprattutto di giovani. Negli ultimi giorni di Hitler a Berlino c'erano i ragazzi della Hitlerjugend che erano talmente permeati di fanatismo che morivano per il Führer, morivano quando ormai non c'era più nulla da fare, la sconfitta era certa. E anche lo Stato era funzionale alla razza ariana che avrebbe dovuto dominare il mondo. E per allargare un po' la visuale al ruolo delle parole, faccio un salto indietro alle leggi razziali del 1938, che furono affiancate da un'intensa attività pubblicistica di varia natura. Per esempio, noi abbiamo un testo presso la nostra biblioteca comunale stampato a Reggio, Il destino di Israele. C'è un testo ferocemente antisemita, cioè anche in provincia era arrivata quest'onda antisemita montante, in una realtà italiana che aveva conosciuto poco all'epoca o quasi per niente l'antisemitismo. Ma per cercare un po' di concludere o di attualizzare, insomma, noi ci lasciamo sempre ogni anno con mai più. Indubbiamente eventi come quello, come la Shoah, non si sono più verificati. La Shoah è stato un evento unico per tutta una serie di caratteristiche. L'auspicio che non si verificano più. Questo comunque ci deve porre l'attenzione ad altre tragedie della storia, tenendole ben distinte, perché sennò altrimenti si rischia di fare una confusione. E personalmente io chiudo riponendo l'attenzione sul linguaggio. Sul linguaggio che tanto più un soggetto è in vista, tanto più un soggetto è ascoltato, tanto più un soggetto ha un ruolo pubblico nella società, deve mantenere cauto, attento, accorto, rispettoso. C'è un bellissimo concetto
nella cultura ebraica, che è la maldicenza. E un rabbino, una volta, per spiegarlo, portò una donna sul tetto, gli dice: porta con te un sacco pieno di piume. Dopodiché aprì questo sacco di piume, lo sparse al vento e gli disse: raccoglilo. Quindi questa è tutt'altra cosa, però giusto per renderci in conto di quanto influenza possa avere e debba avere il linguaggio. Noi ora ci troviamo dinanzi, per quanto riguarda la Shoah, a una serie di aspetti. I testimoni sono spariti, è rimasto qualcuno, i protagonisti, le vittime, anzi meglio, scusate, le vittime sono quasi tutte, non sono più tra noi, è scomparso di recente Nedofiano. Credo che siano ormai una decina i superstiti di Auschwitz ancora vivi in Italia, in età avanzata. Questo scorrere del tempo ci impone alla ricerca storica, che deve continuare secondo il metodo della storia, però ci impone una riflessione su come proseguire a ricordare quanto accaduto, come portarla avanti. Io posso citare due episodi, due metodi. Uno l'ho visto l'altra sera in una diretta Zoom, in cui i nipoti dei superstiti narravano quanto accaduto, narravano quanto avevano appreso dai nonni. Soprattutto emergeva la difficoltà di narrare quanto era accaduto. Questi uomini e queste donne avevano avuto ritrosia, paura, volevano un attimo lasciarsi da parte nei primi anni del dopoguerra quanto accaduto. Fu poi il processo Eichmann che aprì il via a una conoscenza più accorta, più approfondita della Shoah. E quindi in primo luogo i figli delle vittime, i nipoti delle vittime, che hanno vissuto indirettamente l'avere in casa un padre o un nonno che aveva vissuto quella terribile esperienza. Un'altra invece riflessione è stata fatta qualche tempo fa da Maurizio Molinari, direttore della Stampa, che invitava a far sì che ciascun ragazzo di oggi ricordasse un ragazzo o una vittima di quegli anni. Io mi è capitato di adottare in forma così ideale una bambina. Esiste la possibilità su un portale. Io ho voluto ricordare Sissel Vogelmann. Sissel Vogelmann era la sorella del fondatore della Giuntina, Daniel Vogelmann, figlia dello stesso padre ma di madre diversa. Daniel non conobbe mai la sorella, però a lei è dedicato delle poesie veramente struggenti. E per chiudere, per quanto riguarda i testimoni, mi hanno colpito due episodi giorni fa su Zoom. Da una parte in un episodio c'era Emanuele Fiano, il figlio di Nedo Fiano, tra l'altro gran maestro onorario del Grand Oriente, reduce e sopravvissuto ad Auschwitz. Ebbene, a un certo punto Lele Fiano, nel raccontare, che è un politico, quindi una persona abituata al confronto, abituata ad ascoltare, ha avuto un momento in cui è crollato, è scoppiato a piangere e si è fermato per qualche minuto. Ed è stato sostenuto, aiutato a riprendersi da Maurizio Molinari, il quale Maurizio Molinari, a distanza di giorni, ha raccontato l'esperienza della propria famiglia nel ghetto romano, della propria nonna. Ebbene, anche lui a un certo punto, un uomo, un direttore di giornali, corrispondente dall'estero, anche lui si è bloccato qualche istante, cioè proprio ha avuto un blocco, non sapeva come andare avanti, cioè il ricordo, il dover narrare quanto aveva ascoltato l'aveva mandato in tilt. Probabilmente questi aspetti, non più delle vittime, ma di coloro che accanto alle vittime sono stati accanto come figlio, come nipoti, ci fanno comprendere ancora di più quella tragedia e la necessità di non dimenticarla. Grazie. Sì, ti sento, ho finito. Mi senti?
Sì, non ti sento, aspetta. Sei muto. Allora, buona... Ah, sì, ti sento, ok, sì. Perfetto, io ringrazio Tonino Nocera per l'introduzione al discorso, per quanto ci ha detto, per quanto ci fa riflettere sull'importanza della parola, sull'importanza della parola e di come viene usata. Leggevo fra i commenti, leggevo sulla chat l'intervento di Cosimo Petrolino, il quale scrive: la parola più devastante, indifferenza. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. Ed era un pensiero di Liliana Segre. Ecco, io voglio chiedere a Tonino Nocera, in questo nostro mondo, in questo mondo dove ormai siamo bombardati dalle parole, dai social, in questo mondo dove ormai si svolge quasi tutto in maniera virtuale e dove molte volte le parole servono anche per giustificare, perché è vero quello che ha detto Tonino Nocera, la Shoah è stata una cosa tremenda e non dobbiamo trovare, secondo me, le parole per giustificarle. Allora, non pensi, come dirlo ai giovani, perché qualcuno, qualche sono un insegnante, un docente, qualche collega mi diceva tempo fa, di nuovo della Shoah, ancora della Shoah. Beh, forse fino a quando avremo in testa ancora devo parlare della Shoah, io ritengo che se ne debba parlare della Shoah, perché il non parlare forse fa arrivare prima o poi l'oblio. E in questo caso, chiedo a Tonino Nocera se è d'accordo, non possiamo invocare, come in altri casi, il diritto all'oblio. Cioè, tu pensi che anche nel linguaggio noi dobbiamo mantenere il ricordo per evitare che a poco qualcuno avanzi il diritto al dimenticare? All'oblio esiste il dovere della memoria. Esiste il dovere della memoria, che è il ricordo di quanto è accaduto. Ma questo va affiancato alla ricerca storica, va affiancato all'approfondimento, va cercando di comprendere come gli eventi si siano svolti in realtà diverse, realtà territoriali diverse, con un occhio d'attenzione all'Italia, visto che noi viviamo in Italia, a quanto è accaduto da noi. Perché talvolta, più nel passato che ora, vi era diffusa la convinzione che quanto accaduto fosse stato solo colpa dei nazisti, dei tedeschi, e che noi italiani ci fossimo semplicemente accodati a questa politica nazista, un po' per subalternità, un po' per credo vivere, per mille ragioni. In realtà non è stato così. Le leggi razziali furono votate in Italia dai due rami del Parlamento, certo un Parlamento fascista, un Parlamento di dittatura, ma sempre furono votate all'unanimità dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e con 10 voti contrari al Senato del Regno. Furono votati in un'Italia che non era più l'Italia post-risorgimentale, ma che comunque aveva ancora di sé quello spirito, a cui al Risorgimento avevano partecipato gli ebrei in prima persona. E c'è un'osservazione che ho letto, ho ascoltato giorni fa, veniva citato Bruno Zevi, architetto e storico, al quale veniva chiesto quando potremo considerare, non superato, ma quando potremo accostarci in maniera diversa. E lui faceva un'osservazione, dice: quanti erano i parlamentari ebrei prima delle leggi razziali e quanto sono oggi? Cioè, la Shoah, quanto è accaduto, la deportazione in Italia, non ha solo spazzato via, cancellato migliaia di ebrei, ha rotto un patto che esisteva con lo Stato italiano, ha portato i superstiti a una situazione quasi
non quasi, di paura, di diffidenza, di avere costantemente paura. Primo Levi aveva due paure, aveva la paura di non essere creduto al ritorno, questo gli veniva detto costantemente ad Auschwitz, e poi un'altra paura ancora più terribile. Lui scrive che a un certo punto pensava che mentre era a casa, nella sua casa di Corso Re Umberto a Torino, a narrare quanto accaduto fra gli affetti più cari, al caldo, perché ad Auschwitz si congelava, tra l'altro, insomma, ecco, quindi questo, a un certo punto si rendeva conto che in realtà quello era solo un sogno, e c'era la parola Vastak, alzati, che li svegliava al mattino. Quindi un qualcosa che era stato anche fatto proprio, che non avrebbe mai lasciato, non ha mai lasciato i superstiti. Se già nella vita quotidiana un trauma, per quanto piccolo, ci segna e ce lo portiamo dietro, immaginiamo un evento, un trauma di quelli, cioè cosa si portavano dietro i superstiti. E soprattutto la tragedia delle tragedie, essere superstiti, perché? Perché è capitato a me? Cioè, Primo Levi non si chiedeva, cioè scrive che non è che era, cioè era con, come dire, sono stato fortunato, ma perché milioni di persone mi hanno sono state massacrate e io no? Quindi è un qualcosa che ti porti dietro, ma anche sulle modalità. Per entrare un po' nell'universo del lager, distinguiamo che c'erano i campi di concentramento e i campi di sterminio. Il campo di sterminio era votato alla distruzione, arrivavano periodicamente, quotidianamente, dei treni, alla loro arrivo ad Auschwitz c'era subito un'immediata selezione, i bambini sotto una soglia d'altezza, le persone anziane, gli ammalati, venivano avviate immediatamente alle camere a gas, si diceva loro che venivano fatte spogliare, si diceva loro che avrebbero fatto una doccia, in realtà arrivava il gas, dopodiché i loro corpi venivano inceneriti. Quindi nell'arco di una giornata centinaia e migliaia di persone erano eliminate e gli altri erano sottoposti a una vita terribile, dove l'ammalarsi poteva condurli automaticamente alle camere a gas. Nedo Fiano racconta del saluto dato a sua madre in un filmato di repertorio, ormai, quando la madre gli disse non ci rivedremo più, perché comprese che sarebbe stata ammazzata. E poi la sopravvivenza dovuta a vari fattori, l'utilità nel campo, il caso, avere qualcuno accanto. Nedo Fiano racconta che suo nonno, che in un'intervista parlava il tedesco, quando sentì un discorso di Hitler, gli chiese, lo chiamò e gli disse: Nedo, tu devi imparare il tedesco. E lì imparò il tedesco, che riusciva a parlare correttamente. Ma anche qui, per tornare poi un attimo al dopo, sempre Nedo Fiano racconta due episodi. Uno, un incontro con il console tedesco a Milano, che fu dura a lui dover andare a sentire parlare con un tedesco con un tedesco. E un'altra volta, quando lui si riappacificò con i cani, dice, perché a un certo punto era andato a recuperare la moglie dal parrucchiere e c'era un cane. Sì, i cani erano un elemento determinante, però lui riuscì a superare e a carezzare questo cane. Giorni fa, sempre nella presentazione del libro che qualcuno ha citato nella chat, non so chi, lo ringrazio per il suggerimento, di Lele Fiano, dedicato al padre, Lele Fiano racconta che una volta, ecco, Luigi Brugnano, suo padre, non ricordo in che occasione, non ricordo che lui ragazza avesse detto fatto, ebbe una reazione brusca e lui rimase sia male sia stupito, perché suo padre non era così, però quello che lui aveva detto fatto gli aveva fatto ricordare a Nedo Fiano quell'esperienza, cioè, quindi come vediamo quella tragedia
non era passata, era rimasta ed è rimasta sopita nei superstiti, era rimasta e rimane sopita in coloro che con quei superstiti hanno vissuto fianco a fianco quotidianamente, nella duplice veste di figli, di nipoti. Io ho incontrato un edofiano qualche anno fa, non era più lucido, non era più il Nedo che mi hanno raccontato, era un Nedo chiuso un po' in se stesso, ripiegato su se stesso, però aveva dei momenti di lucidità straordinaria. E ogni tanto canticchiava, fummo presentati da un comune amico, gli disse: Nedo, questi sono degli amici che sono venuti a salutarti da Reggio Calabria. E però in questo ci sono delle bellissime descrizioni fatte dal figlio di questo padre che c'è e non c'è, che è sempre presente, questa comunicare con gli occhi. Lui aveva degli occhi non tanto e non solo belli, ma molto molto espressivi, molto penetranti, che parlavano. E infatti quando andammo via lo salutai, lo baciai, lui mi riservò un'occhiata molto eloquente che voleva dire tante cose. E quando scendemmo per andare a prendere l'ascensore, lui, l'amico Daniele che lo spingeva sulla sedia a rotelle, lo portava verso l'ascensore. Lui individuò subito la scritta dell'ascensore e gli chiese: dove mi porti? Stiamo andando giù, Nedo, disse Daniele. E dice: ma c'è scritto non prendere l'ascensore. Sì, dice, c'è scritto non prendere l'ascensore in caso di incendio o di mancanza di energia elettrica, ma non è questo il nostro caso. Quindi aveva ancora una sua lucidità non continua, ma presente, attivo. Quindi noi non possiamo immaginare, ecco, per rispondere e chiudere alla tua domanda, cosa sia rimasto dentro queste persone per decenni, come hanno dovuto affrontare la vita, ritornare in un'Italia, sì, che era distrutta per tutti, la fame per tutti, ma loro avevano sofferto ancora di più, perché loro con le leggi razziali chi lavorava era stato licenziato, chi studiava era stato escluso dalle scuole. Pensate quanto sia terribile dover dire a un bambino: da domani tu non devi venire a scuola. Io faccio un esempio, a volte quando mi è capitato di andare nelle scuole, scherzando dico: chi è, che so, di questo quartiere di Reggio, di questo paese? Bene, da domani voi non venite più a scuola e i vostri compagni non giocheranno più con voi a scuola. Quindi sono state delle ferite non rimarginabili. Difficile comprendere chi non è stato vittima. Sì? Certo, grazie. Difficile comprendere chi non è stato vittima. Allora ti faccio un'altra domanda. Sì. La Shoah va raccontata. Lo hai fatto tu questa sera in maniera impeccabile, lo hai fatto in maniera giusta. E io penso la Shoah va raccontata anche ai giovani, va raccontata a scuola, l'abbiamo sempre detto, a scuola bisogna parlare della Shoah, perché non bisogna dimenticare quello che è successo. Pensi che ci siano delle parole che si possono usare proprio agganciandoci a tutto il discorso? Noi abbiamo detto questa lingua, la lingua di Goethe, la lingua di Kant, che è stata modificata, quelle piccole modifiche che però hanno spinto su un piano inclinato, dal quale piano inclinato si poteva solo scendere, scivolare verso il baratro dell'orrore. E quindi tu pensi che sia giusto raccontarla in un certo modo, oppure come possiamo aiutare a comprendere alle giovani generazioni, perché ormai noi siamo i figli di chi forse ha vissuto la guerra, però ormai sono pochissimi, come dicevi prima, i superstiti, ma anche chi ha vissuto quel periodo, quindi e noi poi abbiamo le giovani generazioni, quindi come possiamo contestualizzare questo e far capire, forse, e mi permetto di chiederti questo
questo raffronto di quanto anche oggi, per tutte quelle implicazioni che conosciamo, la parola possa creare discriminazione, la parola possa creare conflitto, la parola possa ghettizzare qualcuno. La domanda è molto complessa e ampia, cercherò insomma di dire qualcosa. Intanto la legge sul giorno della memoria, da quando si ricorda questa tragedia, è del 2000, quindi è da circa 20 anni, anno più anno meno. Ed è giusto fare anche una riflessione su questi anni. C'è chi ritiene magari che sia inutile o che la si svolga male, questo può anche darsi, che si potrebbe fare di più e meglio, però intanto facciamolo, poi in corso d'opera io ritengo affiniamolo, aggiustiamolo. In questi 20 anni, ultimamente poi gli episodi di antisemitismo, di intolleranza e razzismo sono frequenti. C'è l'osservatorio sull'antisemitismo della CEDEC, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che li elenca, li fa presente, pubblica un rapporto annuale. Sui giovani non saprei cosa dire, perché non conosco bene l'universo giovanile, ti confesso, insomma, se non tramite i miei figli che hanno età diverse, però tu mi insegni da docente che poi i giovani sono un mondo a sé e ciascun giovane è diverso dall'altro. Io sui giovani dico solo una cosa: c'è un po' l'abitudine, vero o falsa, che ogni vecchia generazione sottolinea le differenze con i giovani, i lati positivi nostri, i lati negativi loro, probabilmente c'è anche questo. Ma io mi chiedo, noi come generazione più grande, cosa abbiamo detto loro? Quali valori abbiamo insegnato loro? Che cosa abbiamo spiegato? Quanto dei loro comportamenti è frutto del nostro comportamento, delle nostre parole, del nostro modo di agire? Questo non lo so. Quindi sulle scuole, sui giovani non saprei dire. Certo è che noi dobbiamo, secondo me, narrare quanto è accaduto, invitarli ad approfondire, a studiare contesti adeguati, adatti, testi dal profondo valore storico memorialistico, sostenerli. Io credo che sia un compito difficile per voi insegnanti, caro Antonino, perché l'insegnante è quello che si trova una classe di 30-32 ragazzi e ragazze con mille problemi, con mille sfaccettature, e deve seguire l'apprendimento, deve seguire la loro crescita. Quindi indicazioni su questo non ne ho, perché non conosco le dinamiche scolastiche, non conosco, se non a grandi linee, le dinamiche giovanili. Quello che possiamo dire loro è di studiare, approfondire e soprattutto invitarli, questa sarà una mia un po', come dire, impostazione, a un linguaggio rispettoso, a un linguaggio non voglio dire tollerante, perché poi tolleranza è... posso rispondere che c'è una domanda qui, Antonino? Sì, la sto leggendo anch'io, quella di Mafalda di Savoia, giusto? Cara Simone, il perdono... C'è un elemento fondamentale del perdono, che chi chiede il perdono deve essere chi ha commesso qualcosa, e chi concede il perdono è chi quella cosa ha subito. C'è un vezzo molto diffuso che talvolta, dopo una tragedia quotidiana che leggiamo sui giornali, un omicidio, una violenza efferata, la prima domanda che viene posta è: ha perdonato? Dice, andiamo un po' cauti. La richiesta di perdono appartiene alla sfera della coscienza individuale, come il pentimento. È un po' difficile indagare se questo è sincero o meno, ma non è questo aspetto che voglio sottolineare. Voglio sapere questo, che il perdono può essere concesso da chi ha subito il torto. Chi è morto non può perdonare. Importante è che i ragazzi conoscano, che i ragazzi studino,
che i ragazzi approfondiscono, che i ragazzi abbiano quella voglia di studiare, di conoscere, di confrontarsi, di ascoltare, che non so se c'è, ecco, questo, ti ripeto, non conosco bene le dinamiche giovanili, tu le conosci meglio di me. Io ti posso dire che stamattina ho chiamato un mio amico che segue dei ragazzi, insomma, negli studi, nelle cose, un'associazione. Ho detto, senti, vi servono, volete dei libri per una biblioteca? Dice, no, guarda, già è tanto che riusciamo a farli stare sui libri di scuola. Ed è stata una risposta che mi ha un po' rattristato, insomma, ecco, non so per questo, perché questo accada. Però noi non dobbiamo demordere, noi dobbiamo continuare. Quando mi è capitato per questo o per altre situazioni di andare nelle scuole, anche se molti erano disattenti, alla fine, anche se un numero ridotto di ragazzi erano attenti, interessati, ne è valsa la pena. Anche per uno ne vale la pena. Certo, c'è una considerazione che leggo sul profilo Facebook. Katia Romeo scrive: aggiungerei ragazzi con intelligenza metallica da PC, per nulla emotiva. Perché allora questo forse è un richiamo alla realtà, questa emotività che si sta perdendo, e come diceva Tonino Nocera, è brutto sentir rispondere hanno già i libri di scuola. Forse uno dovrebbe dire prima dei libri di scuola qualche altra cosa, ecco, proprio leggere per il piacere di leggere, leggere, e poi magari uno comincia a leggere e legge anche cose interessanti. Io invece, ecco, volevo chiudere, se non ci sono altri interventi, con un richiamo che ha fatto nella sua chiacchierata Tonino, quando ha richiamato se... la cosa, sì. Anche prego. Questo intervento assieme a quello di Katia Romeo, mi pare, la signora, sì. Katia Romeo, io ho una sensazione che non so se sia vera, poi tu me la confermerai. I social, internet sono un formidabile strumento di conoscenza, io li utilizzo per avere informazioni, per comunicare. Ho la sensazione che però questo mondo, questa realtà virtuale, abbia portato un po' i ragazzi a scollegarsi dalla realtà. Cioè, non so se sia vero, perché questa è una mia sensazione, non sono un esperto, non vivo a contatto con i giovani. Questo è un problema, perché secondo me c'è questo rischio. Poi magari tu mi puoi dire, insomma, vivendo a contatto con i giovani, la tua impressione, la tua sensazione, insomma. Indubbiamente hai centrato il problema, purtroppo. E poi vediamo quello che succede quando c'è un allontanamento dalla realtà, il reale e il virtuale si confondono e dopo ci troviamo di fronte a tragedie. Però, ecco, la tua risposta avvalora quello che volevo dire. Capolavoro di Bergman, Settimo Sigillo, il cavaliere che gioca a scacchi con la morte, e a un certo punto, ecco, la chiusa è quella, e lascio a te l'ultima parola per chiudere proprio su questo. Non voglio credere, voglio conoscere, che credo sia un teorema che dovremmo usare a scuola, al lavoro, in politica, nella vita quotidiana. Cioè, non voglio credere, voglio conoscere. Quindi la parola per conoscere, dacci, ecco, la tua chiusura sull'importanza della parola proprio per conoscere, non per credere. Non, come si diceva prima, così perché ci devi credere, ma perché io ti do gli strumenti per conoscere. Ti lascio, hanno detto che i bravi insegnanti non sono coloro i quali ci dicono cosa guardare, ma ci dicono dove guardare. Ecco, quindi è anche la parola. Sì, questa è la parola per conoscere. Io voglio concludere con un altro concetto, insomma. E spesso capita che nelle dinamiche di gruppo, così relazionali, di confronto, ci confrontiamo su razionale e irrazionale, e a volte vengono vissuti in maniera contrapposta questi due concetti, questi due stati d'animo, queste due realtà. In realtà vanno un po' integrate, a mio avviso.
Nel senso che ci sono momenti in cui tu devi essere razionale e momenti in cui devi e puoi essere irrazionale. Faccio un esempio: se tu stai male devi andare da un medico, puoi scegliere il medico che tu reputi più bravo. Ciò non toglie che tu possa pregare, possa meditare e questo possa essere d'aiuto. E ci sono altri momenti in cui si è completamente irrazionali. Pensa alla scelta dell'amore, la scelta del compagno o della compagna di vita. Quell'uomo, quella donna non sono l'uomo, la donna migliore, più bella, più interessante del mondo, ma sono quelle che a te appare. E io, a me piace dire in questi casi che però per essere irrazionali bisogna essere razionali. Cioè bisogna avere la mente ben sgombra per poter compiere una scelta d'amore. Però non bisogna eccedere né nell'uno né nell'altro. Io credo che la vita vada fondata in maniera molto semplice, banale, la vita quotidiana, per quello che poi si possa riverberare sulle tragedie della storia, sull'equilibrio fra queste due realtà, sul buon senso e sull'attenzione all'altro. Quando una o tutti questi aspetti iniziano a mancare o a vacillare o a precipitare, la tragedia è dietro l'angolo. Sì? Sì, grazie. Quindi è vero, razionale e irrazionale forse li abbiamo visti sempre in contrapposizione, dovremmo pensarli come i due volti della stessa medaglia. Io comprendo l'irrazionale se ragiono in maniera razionale, però è anche vero il contrario. Alcune volte irrazionale si comprende se uno poi ha la possibilità di fare qualcosa di irrazionale. Quindi credo che sia anche questo giusto, anche se alla fine la Shoah è soltanto irrazionale. Mi permetto di dire, è difficile comprendere razionalmente quello che è successo. Noi però possiamo comprenderla perché facciamo il confronto con ciò che è stato il razionale dell'umanità e quello che per noi è questa sorta di buco nero irrazionale che ha portato milioni di morti. Grazie. Prego, vorrei Presidente. Vorrei lasciare qualche altro secondo per capire se ci sono altre domande. Altrimenti poi magari ne formulerei una io e poi andremo a chiudere. Quindi proviamo a vedere se ci sono delle domande. No, Cosimo, fai la domanda tu. Ok. Allora, Tonino parlava di piano inclinato. Un piano inclinato iniziato con il Mankind. Ma io chi chiedo? Inizia da là questo piano inclinato? Oppure questo piano inclinato ha un inizio ben prima? Oh, l'antisemitismo è preesistente al nazismo. Con quelle tragiche conseguenze si è avuto lì. C'è stato poi una convergenza, una confluenza di antisemitismo che è stato l'asse portante del nazismo, di capacità tecnologica, di modernità. E quindi le sacche dell'antisemitismo sono preesistenti e sono antiche. E è uscito di recente un libro edito da Giuntina di uno studioso che ha studiato alcuni settimanali diocesani di Mantova e di un'altra città del nord, trovando una serie di contenuti fortemente antisemiti. Questo studio è particolarmente importante, non tanto e non solo perché ci fa conoscere cose che non conoscevamo, ma perché amplia il raggio di azione. Noi per tanto tempo magari ci siamo fermati alla civiltà cattolica, a grandi autori, però nel quotidiano quanti di questi libri hanno circolato, quante di queste pubblicazioni hanno circolato, come quello che esiste presso la
la Biblioteca Comunale di Reggio, stampato nel 38. E io torno, cioè il parlare continuamente, il denigrare, cioè e forma un humus dove poi si innescono questi fenomeni. Certo, sul nazismo c'è stata la Germania a pezzi, ci sono state tante cose, riuscire a individuare l'elemento determinante diventa un po' difficile. Certo è che nel Mein Kampf l'antisemitismo è il perno attorno a cui tutto ruota, perché se il bolscevismo è figlio dell'ebraismo, la libera moderia è un prodotto dell'ebraismo per penetrare la società liberale, gli USA comandati dagli ebrei, io su questo poi aggiungo altre due riflessioni. Per me due sono i cardini, le premesse su cui tutto poi alla fine scricchiola pericolosamente, terribilmente e maledettamente. Uno è la cultura del complotto. Quello che accade non accade perché ci sono degli eventi storici, perché ci sono delle forze che si agitano nella storia, come sempre è stato, questo non si nasconde, insomma, degli interessi, degli obiettivi, dei valori anche, ma accade perché c'è una regia occulto che fa sì che questo accada. Per cui se tu perdi il posto di lavoro, che è una cosa terribile, che purtroppo ora sta accadendo per mille ragioni, non è perché c'è stata la pandemia, perché l'economia non va, ma è perché qualcuno ha programmato che tu perdessi il posto di lavoro. E poi quello che dire, quello che ti hanno detto non è vero, diciamo, cioè quando questo humus del complotto, questa diffidenza, siamo già sulla brutta strada, non sulla buona strada. Sì, lo penso pure io. Io a questo punto, diciamo, visto che non ci sono altre domande, tirerei a chiudere e vorrei chiudere con qualche cosa, diciamo, che rimanda alla necessità del raccontare. Se nessuno racconta, nessuno sa. C'era una volta una vecchia canzone dal titolo Un vecchio e un bambino. Adesso i vecchi ci sono, però sono da un'altra parte, i bambini ci sono pochi e sono da un'altra parte, e non, i vecchi non hanno niente da raccontare a nessuno, ed il rischio è quello poi di rivedere scene che non vorremmo mai vedere. Rimando adesso al prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento è il 2 febbraio, sempre alle ore 18, e stavolta il titolo sarà Berlino 1940, la convocazione. Di cosa parleremo? Parleremo come una certa pubblicità poi riesce a fare quello che le armi non riescono a fare. A condurre la serata sarà Simona Masciaga, che dialogherà con Nadia Crucitti, l'autrice del libro. Io non faccio altro adesso che ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Ringrazio in modo particolare a nome di tutt'altro Tonino Nocera, con l'augurio di rincontrarci per approfondire alcuni temi che secondo me da questa sera possiamo, come si dice, cominciare ad immaginare. Grazie anche ad Antonino De Giorgio e a Francesco Martino, soci di Albo, e tutti quanti gli albini che pur non essendo presenti in videoconferenza sono dietro le quinte che sostengono tutto l'apparato. Ringrazio ancora e buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, buonasera ancora di nuovo, grazie Tonino. Hai chiuso il live?